Ciao, io sono Stefano, sono falegname, ci troviamo all'interno dell'Eroi Merlin Porta di Roma. Prosegue il corso da zero a falegname, livello avanzato. Oggi qui con me a farmi compagnia in questo video c'è Marco. Ciao, piacere. Marco, molto piacere, grazie di essere venuto. Grazie a te. Marco, mi stavi dicendo che tu sei del mestiere? Sì, sono un falegname di professione. Falegnameria tradizionale o qualcosa di più tecnologico? No, sono un programmatore di CNC. Quindi macchine che fanno quasi tutto da solo, giusto? Giusto. Centri lavoro? Sì. Devi mettere un programma e il legno. Ovviamente. Fantastico. Invece noi oggi qui parleremo più che altro di attrezzatura per falegnameria classica. Cosa non deve mancare nel laboratorio di uno che lavora il legno? Beh, il banco a sega, giusto? Certo. Ok, eccolo qua. Qua ne abbiamo un esempio. Allora, non è altro che un motore montato sotto un piano e una lama circolare che sporge, va bene? Quindi, che tagli si fanno qui? Beh, di troncatura. Di troncatura qua, utilizzando un goniometro, facendo attenzione che questo sia preciso, e poi? Di sfilatura. A sfilare, esatto. Quindi qua si possono lavorare pannelli e legno massello. Nel caso di tagli a sfilare, è meglio utilizzare una lama con pochi denti. Sì. Va bene, invece troncatura che se ha bisogno, generalmente si portano i pezzi a misura, se ha bisogno di un taglio preciso, una lama con più denti. Con l'introduzione del banco sega mi fermo qua, tu qui sotto nei commenti fammi sapere se ti piacerebbe che io realizzassi un video di approfondimento appunto su questa macchina. Un altro attrezzo, un altro macchinario indispensabile all'interno del laboratorio di falegnameria è una seganastro. Giusto, una seganastro. Ora noi qui per comodità ne abbiamo una piccola, perché non potevamo portare una stazionaria. Questa qui è una piccola da banco. La seganastro, quando la si va a scegliere ad acquistare, la cosa da tenere a mente è il diametro dei volani. Si caratterizzano per quello, si scelgono in base a quello. Comunque, com'è composta la seganastro? Due volani, uno generalmente collegato al motore, quello di sotto, o trazione diretta, oppure con trazione a cinghia. Questo qui nel caso, dato che è una piccola macchina, è trazione diretta. Va bene? Poi ha un guidalama superiore e inferiore generalmente. Può montare diversi tipi di lame nel senso sia del numero dei denti, quindi il passo, sia per i materiali che si vogliono tagliare. Ce ne sono molte che in base alla velocità del nastro possono tagliare anche leghe di metallo. Sì. Giusto, alluminio, comunque lame metalli non ferrosi, esatto. Per quanto riguarda la sega nastro questo è tutto, quindi metto via questa e passiamo al prossimo attrezzo, Marco, va bene? Va benissimo. Allora Marco, una macchina che non deve mancare all'interno del laboratorio di falegnameria, anche se è un piccolo laboratorio, anche se è una piccola macchina, è comunque la pialla filo spessore. E cosa serve la pialla filo spessore? Indispensabile per il massello. Indispensabile per il massello, esatto. Serve praticamente a permettere di squadrare e quindi di portare a misura un pezzo di legno dal grezzo al pezzo finito, quindi pronto a essere assemblato. La pialla va scelta in base al lavoro che uno deve fare, quindi più grandi sono i lavori, maggiore il volume di lavoro all'interno del laboratorio, più grande deve essere la macchina. Questa è una piccola pialla da banco con i piani più o meno da 21 cm e i coltelli da 20 cm. Ed in genere quanto riesce a piallare a spessore una macchina del genere? Questo varia da macchina a macchina. Questa è una macchina piccolina anche per quanto riguarda la capacità di piallatura a filo, perciò anche a spessore sarà abbastanza limitata. Leggendo qui nella scala graduata vedo che sono 120 mm, quindi 12 cm. Dai Marco, io direi di passare al prossimo attrezzo. Metto via questo e tu aspettami qua. Prossimo attrezzo è una troncatrice a trazione. Esattamente un modello come può essere questo. Anche di queste macchine ce ne sono vari modelli, principalmente si differenziano per la capacità di taglio in altezza, in lunghezza, quindi durante la fase di trazione, il diametro della lama, questa è una 255, possono arrivare anche a 315, anche oltre le professionali. Il tipo di lama va scelta secondo del lavoro che bisogna fare. Se è una macchina che bisognerà utilizzare sempre per portare i pezzi a misura finita, quindi bisogna ottenere una precisione il più accurata possibile, bisogna utilizzare una lama con molti denti. La macchina è molto semplice, non è altro che un gruppo motore più lama che scorre su una guida, giusto? Poi nel momento in cui si aziona l'interruttore e si abbassa la testa, ovviamente la lama viene scoperta, quindi si ritrae la cuffia ed è possibile fare il taglio. Questa macchina offre diversi tipi di tagli, tra cui taglio a smusso, oppure taglio angolato ruotando il pianeta della macchina, oppure un taglio combinato, quindi inclinata la testa e anche angolato il pianetto, giusto? Dai, metto via questa e porto la prossima. Eccoci qua, questo è un altro macchinario indispensabile nel laboratorio di falegnameria. Non è altro che un trapano da banco, molti si confondono, lo chiamano trapano a colonna, mentre trapano a colonna lo sai bene anche tu che
è quello che parte da terra. È quello che parte da terra. Questo qui ha la colonna, ma è un trapano da banco. A cosa serve questa macchina? Principalmente a ottenere perfettamente un foro perpendicolare rispetto al piano qui d'appoggio. Su questo piano è possibile installare una morsa, che generalmente viene data a corredo oppure si acquista a parte. Serve per tenere fermo il pezzo durante la foratura. È una macchina, anche questa, molto semplice. Una colonna, un motore, un gruppo pulegge che permette di variare la velocità del mandrino. Questa velocità va regolata in base all'utensile che si monta al mandrino, appunto. Più grande il diametro, minore sarà la velocità. Anche con questo è davvero tutto, non mi sento di dire altro, vista la semplicità della macchina. Comunque sia, raccomando di averne un laboratorio, perché è veramente indispensabile. Il video termina qui, unisciti a me nella community Leroy Merlin e se hai qualche domanda fammelo sapere qui sotto nei commenti. Io ringrazio Marco per aver partecipato con me a questo video. È stato un piacere. Grazie Marco, molto gentile. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!